È in partenza SEED Design Actions for the Future, il festival internazionale di architettura in programma tra Perugia ed Assisi dal 24 al 30 aprile. Cultura del progetto e scienze umanistiche si incontreranno per discutere delle sfide e opportunità che ci attendono, 7 giorni dedicati al futuro del design e dell'architettura, ma soprattutto al futuro del pianeta. Programma. Ci aspettiamo prima di tutto una grande energia umana. Abbiamo coinvolto alte personalità da tutto il mondo che provengono da aree e da discipline molto diverse e culture molto diverse tra loro. È un grande festival di architettura, ma non dedicato soltanto ad architetti. I progettisti sono il centro di questa manifestazione perché le persone, le figure maggiormente implicate nella trasformazione di che cosa? Del nostro modo di vivere, a livello di design, del nostro modo di abitare e di lavorare, le nostre abitazioni e gli uffici, ma della nostra vita a 360 gradi. Ed è proprio questo, una panoramica a 360 gradi che fa SEED sulle grandi sfide della contemporaneità, da un lato del rapporto tra uomo e natura, dall'altro del rapporto tra uomo e spiritualità. L'Umbria si è mostrato il territorio ideale per ospitare una riflessione di questo tipo e quindi tra Perugia e Assisi avremo oltre 150 ospiti che partecipano in diverse modalità fisiche con un format molto suggestivo che è il SEED 360, riprese sferiche a 360 gradi, luoghi particolarmente suggestivi. E mettiamo a terra qui dei semi di buoni pensieri per farli germinare e poi trasferirli nel mondo intero. L'Umbria, con SEED, si prepara a essere il centro la settimana prossima di una riflessione a livello mondiale sul rapporto dell'uomo non solo con l'ambiente, ma credo una riflessione sul tema della sostenibilità umana. Per una settimana l'Umbria, Perugia e Assisi in particolar modo diventano un po' l'epicentro da cui si irradia un seme che speriamo sia di bellezza e di bontà per tutti. Ci saranno interventi più vari, l'iniziativa è aperta a un pubblico generico, non solo quindi a architetti e designer, e partiremo con i diritti delle piante, parleremo dei ghiacci, del mare, appunto dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, per passare alla città sensibile, Carlo Ratti, la sua ricerca molto spinta, per arrivare a Assisi, alzare lo sguardo e parlare di spiritualità. Quindi architettura sacra, spazio sacro, il bacino del Mediterraneo oggi come spazio sacro e speriamo che da qui ci sia una riflessione che porterà frutti in giro per il mondo, anche perché la 2 giorni di Assisi ha come output, come si dice oggi, un libro, una pubblicazione a stampa che raccoglie la mostra e una mostra che pensiamo di riallestire durante l'estate ad Assisi. La prosecuzione di un progetto che abbiamo già portato avanti nelle edizioni scorse è un festival internazionale di grande respiro internazionale dove il mondo delle idee si incontrerà su un tema che è fondamentale oggi ed è fondamentale per l'Umbria, che è quello della sostenibilità, per coniugare un concetto che oggi per noi come Umbria è una ragione di vita, cioè una sostenibilità economica, ambientale, umanistica e culturale. È un parterre talmente interessante e con una capacità divulgativa così importante che credo che tutti siamo interessati e chiamati a vivere questo momento, che è un momento di studio, di confronto, di ascolto, di riflessione su dei temi che non sono più rimandabili ed è bello che Perugia possa quindi continuare a Perugia con Assisi possano e l'Umbria tutta continuare a ospitare insomma veramente delle iniziative con un respiro internazionale così rilevante e credo che veramente l'Umbria debba sapersi posizionare in prima fila su questi temi, con questa nuova consapevolezza per la quale non è più sufficiente avere un po' d'attenzione per l'ambiente o per la natura, per l'umanità, ma dobbiamo realmente cambiare un po' i nostri modelli anche di vita e su questo credo, ecco, a livello ideale tutti stiamo arrivando a questa consapevolezza, adesso la complessità è proprio quella di tracciare queste nuove vie, questi nuovi percorsi
e in queste giornate certamente molte idee verranno fuori, ma anche con l'ambizione poi di tradursi in azioni concrete. Sì, sarà davvero una settimana entusiasmante, parte a Perugia e termina ad Assisi, un binomio già di per sé vincente e conosciuto in tutto il mondo. Voglio per questo anche ringraziare gli organizzatori della manifestazione che hanno avuto appunto ampio riconoscimento appunto dal Ministero in questa sezione del Festival dell'Architettura per aver scelto di iniziare a Perugia e di terminare ad Assisi. Ad Assisi in particolare sarà trattata la tematica dello spazio sacro. È una tematica sempre più avvincente, sempre più sfidante, è forse proprio la tematica in cui l'architettura e le arti declinano per prime l'armonia tra l'uomo e il creato, che si amplia anche negli spazi appunto che sono sacri, ma anche lo spazio sacro della natura. Quindi davvero la capitale di valori che è Assisi non poteva che accogliere abbracciando e facendo propria questa grande manifestazione, lo fa anche dicendo che da questo palcoscenico, da questo Festival dell'Architettura, dalla piattaforma SID, che è idea di Andrea Margaritelli, dei suoi collaboratori e del suo staff, con la Fondazione Umbria per l'Architettura e Bruno Broccolo, si ripartirà subito dopo il Festival dell'Architettura per nuovi progetti che vedono al centro l'uomo, la natura, le arti, l'abitare, il concepire lo spazio e certamente Assisi che può fare da palcoscenico per tutto questo. 7 giorni di dibattiti, confronti, proposte e riflessioni sul mondo che si sta trasformando intorno a noi a grande velocità, che ci impone una rapida trasformazione nei modi di pensare, sentire e agire, per un domani in cui scienza, filosofia e arte possano dialogare tra loro. I temi al centro di SID, dall'intelligenza delle piante al giardino agrivoltaico, dall'edilizia innovativa alla biologia cellulare. Tra gli ospiti il fisico Fabio Truc, la virologa Ilaria Capua e tra i grandi nomi della progettazione Renzo Piano Building Workshop, Benedetta Tagliabue, Kjetil Tredel Thorsen, Snohetta, Michele De Lucchi, Open Architecture, Carlo Ratti, Paola Viganò, Mario Cucinella, Josep Grima, Bjarke Ingels Group, Patricia Viel e MVRDV. SID è tra i progetti vincitori della seconda edizione del Festival di Architettura, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ed è organizzato dalla Fondazione Guglielmo Giordano e promosso dall'Istituto Nazionale di Architettura e dalla Fondazione Umbria per l'Architettura, con il sostegno della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, della Fondazione Perugia, del Comune di Perugia e del Comune di Assisi.